Ecco, ritorniamo in diretta. Abbiamo avuto un piccolo problema con Procaster, il programma che ci trasmette, che ci mette in onda. Stava parlando Donato e stavamo parlando per l'appunto dell'articolo sugli organi. Prego, Donato, continua pure. Allora, io ero d'accordo nell'avere come organi indicati dallo Statuto Assemblea degli Iscritti, segretario, tesoriere e presidente. Sugli altri non sono d'accordo, potrei, diciamo, avere dei dubbi sulla direzione, però questo non esclude che comunque nello Statuto direttore, giunta, anche direzione e comitato siano citati, pur non essendo organi. Sì, ma infatti citarli è un conto, considerarli organi è un altro. Cioè, meglio per esempio quando si parla, io molto sinteticamente farei così, escluderei la giunta di segreteria, considererei giunta e direzione la stessa cosa e manterrei semplicemente la Non sono direzione. d'accordo, Vabbè, non sono assolutamente d'accordo, fammi finire Marco, perché scusa. la Marco, giunta scusa, e la fammi direzione finire. devono restare per forza No, per separati. forza, Marco, la tua opinione, però fammi finire prima di dire quello che stavo dicendo. Allora, perché sono due soggetti che si sovrappongono. Non è Giunta vero. e vabbè, fammi finire però, Marco. Sono due soggetti che si sovrappongono, perché non è chiaro quali sono i due compiti dell'una e dell'altra. E soprattutto non mi è chiaro quali saranno le persone fisiche che ne entreranno a far parte, visto che alla fine è un problema che abbiamo anche per coprire tutte le cariche che ci sono tra giunta, direzione, comitato di redazione, cioè tutte queste cose, con quali persone le copriamo poi, Marco? Questa è la domanda. Bene, ti rispondo subito. Allora, giunta e direzione devono restare separati perché, ripeto quello che ho detto prima, poi se uno dice no, non vuole capire un discorso, la giunta è formata nello statuto, per come è scritto questa bozza di statuto, la giunta è formata da segretario, tesoriere e presidente che ne fanno parte di diritto e un numero di persone che riterrà opportuno nominare il segretario. Possono essere anche 0, possono essere anche 5, chiaramente fra gli iscritti. Quindi la giunta può anche essere una triade oppure possono essere 6, 7, 8 Sì, ma persone. la giunta a cosa serve? La giunta, no, e mo mi fa finire a me. La giunta è l'organo esecutivo del segretario, è come il sindaco e gli assessori, si dividono i compiti e fanno il lavoro che deve fare il segretario. Ed è il segretario che decide di quante persone ne compongono. La direzione è un organo politico consultivo di cui ne fanno parte i soggetti costituenti attraverso il loro rappresentante, leggasi le associazioni, sono due cose completamente separate. Io non voglio, nella mia visione di un'associazione, in genere, non queste tribù radicali, io non voglio un segretario praticamente che è il padre padrone dominus di tutta quanta la situazione. Io voglio invece un segretario che semmai distribuisce compiti e interagisce con una pluralità di persone per fare quel tentativo che sovente non riesce nelle associazioni con lo statutino classico, lì il tentativo che ci siano molte più persone che tirano avanti la carretta e non soltanto i soliti 3, 4, tra virgolette, fessi che fessi non sono. Questo è il senso. Ok, Claudia? Onestamente, mi vergogno, Roberto, ma non ho sentito. Vabbè, Claudia, allora è inutile che partecipi se non devi seguire. Donato? No, io volevo capire da Marco, io posso anche essere d'accordo su quello che lui dice, ma affinché ciò sia possibile, è obbligatoriamente necessario che questi organi cioè che siano indicati come organi nello statuto. Non Sì, basta la semplice perché, citazione dei ruoli di questi organi. ma ti dico perché devono essere citati nello statuto. Poi se tu, Sì, ma allora, citati come uno, una, organi. aspetta, aspetta, aspetta. Sì, necessariamente, perché se il segretario costituisce una giunta di segreteria, è un organo dell'associazione, per forza. No, scusatemi, ero Perché no? distratta anche perché sta andando avanti la discussione su una cosa che comunque quello che pensavo l'avevo già detto, Roberto. Cioè, non è che non sono organi, gli organi sono quelli eletti dall'assemblea.
Se te vai a guardare tutti gli statuti, vengono citati gli organi eletti dall'Assemblea e poi loro a loro volta nominano delle giunte, ma che non sono organi però quelli. E perché non è un organo? Cioè, Era quello qual che è la stavo tentando differenza di di dirti citarli prima. oppure di No, no? Non ho ma il capito. citarli va bene, Marco, Che e diventa considerare quasi gli organi. obbligatorio. Cioè, invece che essere una Allora, discrezione segretaria di scusate, nominarlo o allora, meno, diventa un obbligo. Capito? Cioè, diventa un ma organo e perché? quindi diventa una cosa che ci deve essere per forza. La giunta? È certo che c'è per forza, tant'è vero che è decisa lì e c'è anche una ragione politica dal perché è decisa. Vabbè, ok. È proprio per questo. Saverio? Sì, allora, io non intendevo una sovrapposizione nel senso che non erano compatibili, diciamo, io dico che forse per la dimensione che arriverà ad avere all'inizio, soprattutto l'associazione, poteva funzionare come nelle nostre associazioni territoriali, inglobando, diciamo, le funzioni di direzione di giunta e facendo un unico organo, un'unica entità. Visto che comunque questa associazione non sarà paragonabile, almeno inizialmente, numericamente, come magari al Partito Radicale Italiani, che ha bisogno di un comitato, una Però direzione e una cosa. io ho una riflessione da fare, no? Cioè noi ci avviamo a settembre a fare la campagna, non lo so, aderiscono 10 associazioni. 10 associazioni si fa la direzione, che si riunirà quando verrà ritenuto necessario, ed è un organo politico consultivo. Sono 10 rappresentanti, anzi io mi auguro che ce ne siano almeno 10 di associazioni, altrimenti partiamo zoppi. Dico un fallimento, ma partiamo zoppi. 10 associazioni significa 10 rappresentanti in direzione più la triade segretario, tesoriere, presidente. Quella è una cosa. La giunta, continuo a ripetere, è un organo esecutivo, è come il sindaco e gli assessori, dove si fa una distribuzione di compiti, dove si può fare il segretario una distribuzione di compiti e dare Esatto. delle deleghe precise. Boh, se è una questione di stile, di leggibilità dello statuto, allora tu dici voglio fare l'articolo a parte, non lo voglio chiamare organo, e poi la differenza non so, diciamo, nemmeno quale sia, no? Cioè tu in uno statuto dice uno degli organi è la giunta di segreteria, poi dici che non è, cioè, poi fai invece un articolo apposta dove scrivi, vabbè, il segretario costituisce la giunta di segreteria, pure se non dici che è un organo, ma è sempre un organo, siamo sempre là. Se è una questione, diciamo, di stile, di come è scritto lo statuto, aggiustiamolo come vogliamo. Però ci deve essere questa separazione fra direzione e giunta di segreteria, perché noi dobbiamo fare il tentativo, anche questo innovativo, di allargare le persone che tirano la carretta, altrimenti non insabbieremo, Scusa ci Marco, schiariremo. Marco, fermo restando Sì. che sono d'accordo sul principio che stai affermando, sono Ok. d'accordo sul principio e sulle finalità. Ora si tratta di ragionare insieme su come raggiungerla. L'unica differenza a livello di componenti tra la direzione e la giunta è questa. Della giunta fanno parte segretario, presidente, tesoriere e le persone scelte dal segretario, giusto? Segretario, esatto, Giusto? li nomina il Li segretario, nomina il esatto. segretario. Della Senza direzione, definire un numero, possono essere senza 2, definire un numero, 3, 10, certo. per l'unica Vabbè, condizione è fra gli la iscritti, nomina, i chiaramente. componenti, concentriamoci sui componenti. La direzione, ok, è costituita, scrivi, dalla giunta di segreteria e dai segretari pro tempore dell'associazione nei quali i soggetti costituenti TV radicale. Ora, l'unica differenza tra i componenti della giunta e le componenti della direzione è questa. Della giunta fanno parte solo, oltre che il presidente, il segretario e il tesoriere, che fanno parte di tutti e due gli organi. Ok, fanno parte quelli nominati dal segretario. Nella Sì. direzione a questi si aggiungono i rappresentanti delle associazioni che sono soggetti costituenti. Ma scusa, Certo. non dai più importanza alle associazioni che sono soggetti costituenti se li fai entrare direttamente in direzione? Cioè, se la giunta di segreteria la consideri una direzione esecutiva del segretario, che senso ha? Non siamo così grandi da prevedere addirittura è una giunta e una direzione. Facciamo entrare direttamente i rappresentanti delle associazioni nella direzione. Oh, aspetta, noi non siamo così grandi e siccome non siamo così grandi ce lo tagliamo subito e risolviamo il problema. Noi dobbiamo guardare pure al futuro, o no?
ma segretario, il scusate un attimo, se segretario, il noi abbiamo, segretario poniamo il dice: capo, poniamo il vabbè, capo, io poniamo il voglio lavorare con il tesoriere e il presidente, quello è la giunta di segreteria, punto. E non nomina nessuno, e poi c'è la direzione. O viceversa dice: voglio nominare a Saverio perché è bravo in una determinata cosa, entra nella giunta di segreteria perché mi aiuta nella gestione politica, gli affido un compito, se lo gestisce lui. E poi c'è la direzione che invece è un organo politico più complessivo dove ci fanno parte i famosi rappresentanti delle associazioni che devono giocare un ruolo importante, altrimenti che soggetti costituenti sono? Poi, ripeto, non lo vogliamo chiamare organo, ma lo vogliamo chiamare semplicemente giunta di Tra segreteria l'altro, perché praticamente vogliamo tu. fare una distinzione stilistica e dire li No, chiamiamo c'è organi un'altra solo le differenza cattive e sostanziale. C'è un'altra poi. differenza Gli sostanziale. mettiamo solo il nome proprio a quelli che non sono elettivi perché sono nominati, ma facciamolo pure, se è una questione di stile facciamolo pure, però No, sostanza. vabbè, a parte la questione di stile, insomma, a parte questa cosa che era la No, cosa che sono. importante è pure la questione di stile. Dobbiamo scrivere Sì, uno statuto va che bene. si legga, che sia il più leggibile possibile, che sia facile da Certo, comprendere, per carità. però a parte questo Importanza c'è la questa. questione direttore di TV Radicale. Allora, io da quello che leggo è nominato dal segretario previo consenso unanime della giunta stessa. Cioè, Esatto. come se uno praticamente il segretario è spogliato dei suoi poteri. Se lui è responsabile dell'iniziativa politica dell'associazione, lui ha la responsabilità della nomina del direttore di TV Radicale e poi gli serve il consenso unanime della giunta. Mi sembra una contraddizione Sì. in termini. Allora, o i Guarda. responsabili sono la giunta e il segretario, e la giunta a questo punto deve essere un organo elettivo. Abbiamo una giunta che è nominata dal segretario, che è organo, che addirittura serve il suo consenso unanime per la nomina del direttore di TV Radicale, però il responsabile è il segretario. Mi sembra contraddittorio. A te la parola. Guarda, però non bisogna fare, diciamo, mescolare un po' tutto, perché poi quando si parla del direttore di TV Radicale, che è una figura centrale e importantissima per l'associazione, ecco perché il consenso unanime della giunta di segreteria, cioè noi non dobbiamo creare un'associazione, come ti posso dire, leaderistica, no? Dove c'è il segretario che, siccome ha avuto il voto dell'assemblea, decide tutto. Ma mi sta stretta, diciamo, Veramente, questa. guarda, questa è un'impostazione presidenzialista che normalmente tutte le associazioni radicali adottano. Io, a me piacerebbe cambiarla. Poi, se non ci riesco, pazienza. Ma a me invece piace un'impostazione un po' diversa. E quando c'è da scegliere, ad esempio, il direttore di TV Radicale, mi piacerebbe, cioè, gli si dà anche più forza se la giunta di segreteria è unanime nel dire. Nominiamo questa persona piuttosto che Sì, e un'altra. se non raggiungi Poi, tanto è l'unanimità, come vero che fai? per raggiungere l'unanimità si va in direzione, e allora è la direzione che lo nomina, perché Dove sta significa scritto che in questo? associazione, e c'è scritto proprio avanti, perché significa che c'è qualche cosa che non va nelle relazioni politiche di giunta di segreteria, e quindi ci si appella ad un organo che Che diciamo un è organo che importante. sostanzialmente non vede altro che aggiungersi i componenti, i rappresentanti delle associazioni locali, della scheda dei E certo, costituenti. eh sì, Cioè tu allarghi infatti la sono loro. giunta. E non è meglio prevedere un solo organo di cui fanno parte, quelli nominati dal segretario, i rappresentanti delle associazioni, che a maggioranza semplice nomina il direttore di TV Radicale? Non è più lineare. Ritorniamo punto da capo. Se il segretario decide di affidare un compito a uno che non è tesoriere oppure presidente, tu hai delle difficoltà. Nel momento in cui c'è un solo iscritto che viene e dice: scusa, ma tu a che titolo hai affidato questo ruolo di responsabilità a questa persona? Ecco perché tu hai bisogno di un organo dove queste cose si possono Ma esplicare, infatti io capito? sto Se no, poi ti dicendo, non mi hai ascoltato, io ho detto che il direttore di TV Radicale di farlo eleggere da una direzione composta da il segretario, il presidente e il tesoriere, i membri nominati dal segretario e i rappresentanti delle associazioni costituenti, eletto a maggioranza semplice. Quindi è un consesso che elegge il direttore di TV Radicale, non è semplicemente il segretario. Va bene. Dal mio punto di vista, cioè Se non si io fa. mi libererei di Se. questa sovrapposizione giunta Ah, direzione. ecco, allora no, ritorniamo al punto di partenza.
Scusa, se il problema è eliminare la giunta, no, io ti ho spiegato quali sono le motivazioni della giunta e resto su queste posizioni perché mi sembra una cosa importante. Vabbè, ragazzi, voi volete dire qualcosa? Vabbè, io avete un po' allargato il discorso. Io ritornando invece al comma 1 dell'articolo 5, continuo ad essere convinto che sono organi che debbano essere citati in questo articolo come organi dell'associazione, l'assemblea degli iscritti, il segretario, il tesoriere e il presidente. Ma lasciando poi, vabbè, andremo a vedere i singoli conti, quanto abbiamo scritto. Per direzione, giunta segreteria, direttore di TV Radicale, comitato di redazione nello statuto, che comunque sono citati e hanno degli articoli o dei commi a loro riservati. Quindi, ritornando alla questione del comma 1, non considererei come organi dell'associazione giunta, direzione, direttore e comitato di redazione. Per le altre cose, il comma 2 indica le scadenze dei mandati del segretario, tesoriere e del presidente. E poi indica anche le scadenze di tutte le nomine da loro effettuate, che sono quei soggetti che noi vorremmo considerare come organi dell'associazione. Non so se sono stato chiaro. Chiarissimo, c'è una questione linguistica, non, di maggior scorrevolezza dello statuto? Sì, per me va bene, possiamo superarlo di slancio questa cosa. Cioè, nel senso, tu dici, inutile che facciamo l'elencazione di tutte quante le cose, consideriamo organi soltanto quelli elettivi, poi tanto gli altri negli articoli dello statuto ci stanno, e che problema c'è? Sì, va bene, non è un problema. Allora, su Cosa questo sei diversa d'accordo, è Marco? modificare gli organi. Ah, sì, su questo sì, cosa diversa è modificare gli organi. Cioè, Allora, gli organi. siccome procediamo, giustamente Donato ci ha richiamato all'ordine, procediamo secondo l'ordine degli articoli. Poi c'è il secondo comma che dice appunto i mandati del segretario, del tesoriere e del presidente scadono il 31 dicembre di ogni anno, conseguentemente scadono anche tutte le nomine da loro effettuate e entro tale data si deve procedere al rinnovo di tutte le cariche elettive e non. Ok? Su questo mi sembra siamo tutti d'accordo. Poi c'è l'articolo 6, l'assemblea degli iscritti. Allora, avevamo fatto una modifica. L'assemblea degli iscritti è l'organo deliberativo dell'associazione ed approva la mozione generale e i bilanci. Punto. Nel senso che Togliendo quella parte di prima, sì, sì, per forza. è costituita da tutti gli iscritti in regola con le condizioni dell'articolo 3 e si riunisce preferibilmente in via telematica. Non sono ammesse votazioni per delega e mi sembra che su questo siamo tutti d'accordo, giusto ragazzi? Qualcuno vuole fare delle osservazioni? No. L'assemblea è presieduta dal presidente che modera i lavori e li regola secondo il vigente statuto del quale è garante. Ok, qualche osservazione sul comma 2? No. Nessuna. Comma 3 ed eravamo arrivati qua. Ciascun iscritto può presentare, avevamo cambiato un emendamento, ma può presentare emendamenti all'ordine del giorno e poi ci eravamo incartati sul fatto che c'è il doppio verbo Non sono presentare. d'accordo. Per te un solo emendamento un iscritto può presentare? Sì, all'ordine del giorno sì, perché l'ordine del giorno è uno e, no, e bisogna evitare il trucchetto che l'iscritto venga lì e faccia, che ne so, o come azione di disturbo, oppure faccia ti presento due emendamenti. Non mi piace quest'ordine del giorno, allora ti presento questo, che forse me l'approvate, però se non me l'approvate ti presento pure quell'altro. Non ha senso. L'ordine del giorno, siccome è uno, un iscritto fa un emendamento, che può essere anche complessivo dell'ordine del giorno, no? Claudia. Se voglio Sì. venire a fare lo struzionismo, te ne presento. Allora, c'è l'assemblea. Sto incazzato con il mondo. Vengo lì, presento 20 emendamenti all'ordine del giorno e l'assemblea incomincia 3 ore dopo. Senza senso. Però in Ok. questo caso il presidente dell'assemblea può non accettare 1.000 emendamenti. E Scusate, perché ma no? l'ordine del giorno non è mica come una mozione. L'ordine del È giorno uno. è un documento un po' meno rilevante, per cui non è che si fanno gli emendamenti, si vota all'inizio se accettarlo o meno e uno può proporre delle modifiche, ma non scritte così in sede di assemblea, giusto?
perché l'ordine del giorno non è mica un documento finale che andare sopra. L'ordine del giorno è semplicemente la descrizione dei Nel lavori che giorno. verranno. Esatto. Oh. Allora, in genere, anche comitati nazionali, per esempio, si dice: siete d'accordo con l'ordine del giorno? Sì, no. E se qualcuno invece dice no, io sarei per esempio per non finire a mezzogiorno, ma alle 2, lo propone No, e. no, quello è l'ordine Quello è dei l'ordine dei lavori. lavori, Claudio. È una cosa diversa, Claudia. Ah, Ordine ok, del giorno è scusate. i temi che stiamo trattando. L'ordine dei lavori, quello Ok, lì è già. parlate dell'ordine del giorno dell'Assemblea, del Congresso? Bravissima. Sì, il punto è presentare un solo emendamento, poi il singolo iscritto, presentarne più di uno all'ordine del giorno. Uno, bisogna evitare cose ostruzionistiche. Ma Uno, sì, anche infatti, perché complessivo, tanto, ma ma uno. tanto, poi l'ordine del giorno, voglio Se dire, non ti quando c'è piace l'ordine del un'assemblea, giorno, uno, è una quello di eleggere proposta. gli organi dirigenti, no? È quello di eleggere gli Io organi sono stato dirigenti. convinto da Marco. Ok, quindi un Grazie. emendamento? Anche a me mi hai convinto, Marco. Va bene, Bene. va bene. Allora, ciascun iscritto, però dobbiamo cambiare il verbo. Ciascun iscritto può presentare un emendamento all'ordine del giorno. Che deve essere presentato, c'è cioè una ripetizione, che deve essere, come possiamo dire, posso, se per non usare di nuovo presentare, il verbo presentare. Che Qualcuno c'ha deve un essere. ritorno? Chi c'ha le casse aperte? Ha la cassa aperta. È Luigi C'è qualcuno forse? che rincombola, sì. Luigi, c'hai un ritorno, c'hai le casse aperte, ci dai il ritorno, ci disturbi. Allora, come possiamo dire al posto di presentare? Allora, facciamo una cosa, ciascun iscritto può, Depositare. no, esatto, invece di può Depositare. depositare un emendamento, sì, che deve essere depositato prima dell'approvazione Allora, dell'ordine se ho scritto può presentare. del giorno. Ciascun iscritto può presentare un Che emendamento deve all'ordine del essere giorno depositato. che, qui ci mancava la C, fra l'altro, c'era Dove? un refuso, giorno. Allora, ciascun iscritto può presentare un emendamento all'ordine del giorno che a feci manca la C. Sì, l'ho aggiunta, l'ho aggiunta. Prima Allora, che deve essere depositato prima dell'approvazione dell'approvazione dell'ordine dei dell'ordine lavori. dei lavori. Ed è messo ai voti secondo le regole stabilite dal successivo punto 4. Vabbè, possiamo toglierla questa ed è messo ai voti secondo le regole stabilite dal successivo punto 4, è implicito, no? Poi Che tanto dite? c'è il punto 4, sì, si può No? togliere per snellire. Vediamo un po'. Allora, Sì. Maggiani è sempre in chat? Vediamo. Allora, Penso di sì. andiamo avanti al comma 4. Le deliberazioni dell'assemblea degli iscritti sono valide se adottate a maggioranza dei voti validamente espresse dai presenti. E va bene. Qualche osservazione sul comma 4? No. Ok, L'unica osservazione è che sono le 18:49. sì, tra 11 minuti terminiamo questa trasmissione e poi la riprendiamo in altra sede. Allora, vediamo di completare almeno questo articolo, vediamo se ce la facciamo. Comma 5. L'assemblea degli iscritti approva o respinge la relazione delle attività dell'associazione e il bilancio presentati dal segretario e dal tesoriere uscenti, elegge il segretario, il tesoriere e il presidente. Allora, io metterei prima, elegge il segretario, il tesoriere e il presidente. E poi dopo la seconda parte, che dite? No, perché quella si fa prima, segue, è una consecutività, alla fine del congresso tu eleggi, prima tu Beh no, il primo approvi congresso elegge e poi dopo con la approva. mozione, Proprio come? per la ragione che dici te, Marco, il congresso elegge il segretario e poi No, no, approva. ma tu lascia stare l'assemblea costituente, perché l'assemblea costituente ha un percorso a sé, approva questo statuto che poi resterà nei millenni a venire. Quando tu chiudi il congresso e passi alla fase conclusiva, tu prima approvi la mozione generale o le mozioni generali, dove c'è l'approvazione o il respingimento delle relazioni di segretario, tesoriere e presidente, e poi rinnovi gli organi. Quindi questo articolo segue questa consecutività. Qualcuno ha da dire qualcosa? No.
sono d'accordo. Va bene così? Allora, sei l'assemblea. Dalla caverna di Luigi è arrivata la voce di Mazzotta. L'assemblea Sono si riunisce. d'accordo con te, Marco, vedi che No, no, ma sono d'accordo. io mi riferivo alla voce che sembra cavernicola, sembra stai parlando da uno di quelle. A Napoli c'è tutta una città sotto, no? No, è che stavo con voti capito? Sento Ho capito. Allora, voce. ragazzi, andiamo avanti. Comma 6, l'assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno e si tiene in forma pubblica. È convocata dal segretario mediante la pubblicazione dell'ordine del giorno sul sito internet dell'associazione almeno 10 giorni prima della adunanza. Osservazioni? Nessuna. Donato? No. Claudia? Saverio? No. Marco? Nessuno. No, no. Comma 7. L'assemblea degli iscritti si Ok. riunisce in sessione straordinaria su iniziativa del segretario, del tesoriere o del presidente, oppure su richiesta di almeno un quarto degli iscritti, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ordine del giorno almeno 10 giorni prima dell'adunanza. Dell'ordine del giorno, virgola, almeno 10 giorni prima dell'adunanza, punto. Tale ordine del giorno non può essere modificato. Siete d'accordo? Sì. 8. Anche a me sembra scritto bene. 8. Le deliberazioni dell'assemblea degli iscritti sono prese a maggioranza semplice dei presenti, ma questo l'avevamo già detto, mi sembra. Sì, possiamo toglierlo e passare direttamente alle modifiche statutarie, perché è una Aspetta, ripetizione, l'abbiamo scritto prima. dove l'abbiamo scritto? In un comma precedente. Spiegalo. C'hai tu adesso Sì, quella con la proprio domanda? nel momento dell'unione si è presa prima dell'approvazione. Comma 4. Ecco, Comma 4. sono mai se adottate a maggioranza semplice, scriviamo al comma 4, no? E lo togliamo. A Semplice. maggioranza semplice dei voti validamente espressi dai presenti. Dei voti validamente espressi. Non solo dei presenti, perché se c'è il voto postale non sono presenti. Giusto, Marco? Ma il voto postale per le cariche elettive, non per la mozione. Vabbè, dei presenti, i voti validamente espressi, senza mettere dei presenti, cioè sintetizziamo. Ah, boh. E quindi dicevamo che quella comma là quindi si può. Il comma 8 toglie il primo periodo. Ok, togliamo il primo periodo. E quindi incomincio con le modifiche statutarie. Le modifiche statutarie possono essere presentate all'Assemblea prima dell'approvazione dell'ordine dei lavori per iscritto con la firma di almeno 5 membri dell'Assemblea. Le modifiche dello statuto maiuscolo, assemblea maiuscolo, così proprio qualcosina. Allora, aspetta. Devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti all'assemblea, purché questi rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti all'associazione. Bene. Sarà possibile integrare le presenze per il raggiungimento del quorum previsto con il voto per posta, disciplinato dal successivo comma 9. Donato, tu su questo avevi da fare le osservazioni, Sì, forse. vabbè, poi è stato oggetto anche di discussione con Marco. Vabbè, poi Ci alla dobbiamo fine abbiamo integrare un il po'. discorso del voto Sì, elettronico. inizialmente avevo proposto la sostituzione al voto postale al voto telematico. Poi abbiamo trovato un accordo su una formulazione che comprende sia il voto telematico che quello per Sì, posta. sì, e questa bisogna inserirla poi. eravamo Sì, d'accordo. sì. Come la inseriamo? Guarda, va inserita esattamente come. Quindi sarà possibile integrare presenze per ragioni del quorum previsto con il voto telematico o per posta. O Con il voto telematico per posta. o Virgola per posta. disciplinato e basta, senza disciplinato successiva comma 9, perché poi c'è il comma 9, Senza il comma 9, sempre senza disciplinato dal successivo comma 9, no? Sì, io toglierei disciplinato successivo comma perché 9. c'è già direttamente il comma 9. Appesantisce solo la Sì. Certo. lettura, anche perché è consecutivo, no? Non è un richiamo indietro o avanti. Il comma 9, le votazioni dell'assemblea
assemblea maiuscolo, sono sempre palesi, tranne che per le elezioni del segretario, del presidente e del tesoriere. Anche le però qua non fa riferimento al rappresentante del comitato nazionale. Io metterei: sono sempre palesi, tranne che per le elezioni. Perché allora il rappresentante del comitato nazionale. E mettilo, mettilo, tranne che per il segretario del tesoriere, del segretario del tesoriere, del presidente e del rappresentante dell'associazione in seno al Comitato Nazionale di Radicali Italiani. È bene specificarlo, perché comunque quando si vota sulle persone ci vuole sempre il voto segreto. Appunto, radicali No, italiani. questa oh, sì, sarebbe Sì, ma una stata una grave distrazione. dimenticanza. No, una distrazione è stata, dai. Anche le modifiche statutarie avverranno a scrutinio segreto. Ah, le modifiche statutarie a scrutinio segreto. Consultando tutti gli iscritti e garantendo il voto segreto per posta. Questa parte io la toglierei. Io farei così. L'inizio dell'incipit del comma 9. Le votazioni dell'Assemblea sono sempre palesi, tranne che per le modifiche statutarie e per le elezioni del, eccetera, eccetera. Ed eliminerei tutto dopo il punto e virgola di Radicali Italiani. Che dite? Va bene, Sono sempre perché poi palesi, tranne prima, che sì, poi per modifica le statutaria, parla prima, va modifiche bene, no, io stavo statutarie riflettendo se c'è un'altra implicazione, va bene questa formulazione che stai dicendo. e per le elezioni del segretario, e allora, quindi questa parte la togliamo, così facciamo dimagrire tutto. Yuri è arrivato in linea? Io non ho il contatto di Yuri Da Guaiana. noi siamo, come? Non ho il contatto di Yuri Guaiana io. Ah, provvediamo subito, provvediamo subito, Digli di scusa un attimo. aggiungermi, digli a lui di aggiungermi. Sì, ok. Va bene, Scusa un attimo ragazzi, di prendermi il mio microfono. siamo arrivati alla conclusione, diciamo, abbiamo dato un'occhiata allo statuto per quanto riguarda i primi 6 articoli. C'è ancora molto da vedere, molto da dire, molto da fare. Salviamo intanto questa bozza che curerò personalmente la pubblicazione sul nostro sito. Vediamo. Ecco, saluto Allora, tutti. Sì, Marco, dimmi. Yuri sta per chiederti il contatto, quindi poi dopo, adesso penso che ci sarà uno spot e poi ci metterai in onda Riccardo che è già presente. Ok, quindi Riccardo è già presente. Allora, aspettiamo in linea finché non arriva Yuri a questo punto, perché io non sospendo la registrazione, vado avanti. Ah, va bene, allora come arriva Yuri sospendiamo. No, andiamo avanti, cioè chiudiamo, chiamo Yuri, eccetera. Appena arriva, sì, chiudiamo questo segmento di trasmissione. A me sembra finora, insomma, il lavoro fatto con questi. Su questi 6 articoli è abbastanza importante, perché diciamo resta da vedere questa questione cioè già il fatto che comunque tu non voglia abbia aderito al fatto di non considerare come organi giunta, direzione e comitato di redazione mi sembra un buon passo avanti. Diciamo dobbiamo vedere un po' di trovare un compromesso per quanto riguarda la questione direzione. Giunta, gli equilibri tra direzione giunta, elezione del direttore, nomina del direttore, eccetera, eccetera. Io non sono molto d'accordo sull'unanimità. Ecco, potrei, diciamo, magari essere concorde nel fatto, vabbè, allora prevediamo una giunta e prevediamo una direzione, con la differenza appunto che della seconda fanno parte anche i rappresentanti delle associazioni costituenti. E come soggetto di secondo grado che si esprime nella nomina del direttore di TV Radicale qualora non vi sia consenso unanime. Ma io eliminerei il consenso unanime e introdurrei invece la votazione a maggioranza semplice. Scusa, la nomina del direttore? Sì. Ma la nomina del direttore è un discorso di pesi e contrappesi. Allora, il Appunto. peso sta, lo nomina il segretario con il consenso unanime della sua giunta di segreteria. Se non si raggiunge questo accordo, va a maggioranza semplice in direzione. Mi sembra così, così semplice. Comunque, Vabbè. qua ti voglio segnalare che Yuri dovrebbe essere già pronto, eh? Altrimenti Ma lui non mi ha abbiamo inviato ritardo. la richiesta di contatto, però.
Aspetta, guarda fra i tuoi contatti Yuri Gu. No, io non ce l'ho, Yuri Gu. Non ce l'hai? C'ho Yu, sei lui, Yu. Yu e basta? C'ho Yu, Ah, Yu, è di sì, Milano? quello là. Ragazzi, Ok. io mi Ok, allora convincerei da voi. chiudiamo la trasmissione, ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato. Ciao E Claudia, si ciao aggiorna. Marco, Ciao, ciao grazie. Claudio, ciao Ciao. Donato, ciao Luigi, ciao Saverio. Ci aggiorniamo alla prossima trasmissione in cui dibatteremo pubblicamente del nostro statuto. Chiudiamo questa parte della trasmissione di TV Radicale e andiamo invece a contattare, perché qui comincia lo spazio certi diritti, e andiamo subito a contattare Riccardo Cristiano, che sarà colui che condurrà questo nuovo segmento.